Dopo lo sbarco dei migranti nel porto di Reggio Calabria, anche l'equipaggio della Rise Above può scendere a terra. In un primo tempo era stato fatto rimanere sulla nave per essere identificato dalle forze dell'ordine. Si doveva verificare se tra i marittimi a bordo dell'imbarcazione gestita dall'ONG Mission Life ci fossero persone non comunitarie per le quali ci potevano essere delle restrizioni. Nel porto di Catania la situazione resta tesa. Sulla Humanity One e sulla Geo Barents, le due navi ONG, i migranti non sono stati fatti sbarcare perché considerati in condizioni di fragilità. Hanno inscenato una protesta realizzando cartelli con richieste d'aiuto. Cresce lo scontro politico sulla gestione dei flussi migratori, con l'opposizione che attacca l'inumanità del governo. Salvini replica: questi sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani. Più o meno dello stesso avviso Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, ha parlato di grande umanità, ma anche di fermezza sulla questione migranti. Stiamo lavorando sia sui tavoli europei che nazionali, ribadendo che l'Italia non farà mancare a nessuno l'assistenza umanitaria con i migranti rimasti a bordo delle navi. La situazione a bordo delle due navi a Catania è però peggiorata con il passare delle ore. Sulla Humanity i migranti passano una fase depressiva, mangiano poco e saltano i pasti. Dalla Geo Barents due uomini si sono buttati a mare, seguiti da un giovane che ha tentato di soccorrerli. I tre sono stati riportati sul molo. Le persone non capiscono perché gli altri sono sbarcati e loro no.